questo nuovo video. Più esattamente ci troviamo a Nizza e oggi andiamo a realizzare un nostro piccolo sogno. Sono venuto qui in Francia con l'intento di trovare i migliori sfogliati della mia vita e probabilmente questo, quello di oggi, sarà il video, sarà il momento. Andiamo a provare Philippe Teilhac, patisserie che fa anche vinoiserie qui a Nizza, che mi ha letteralmente invaso l'home di Instagram. Non sapevo avesse una pasticceria qui a Nizza, l'ho scoperto solamente nei giorni che sono stato qui. Per fortuna oggi non sarò da solo, ma con me ci sarà un altro buon mangiatore. Ciao ragazzi. Buon Lorenzo Coral, che abbiamo già conosciuto nei video già qui della Francia. Io sinceramente non conosco esattamente come siano le sfoglie, ne ho provate, però non sono un esperto come te. Sei team dolce o salato? Io solitamente sono team salato. Ti ricrederai. Andiamo a vedere. Ragazzuoli, eccolo là, Philippe Teilhac. A Parigi c'è Cédric Grolet e qui a Nizza Philippe Teilhac. Location molto carina, sulla ciclabile, bella raffinata con il marmo nero all'esterno. Andiamo a provarlo. Facciamolo, andiamo. Guardate che capolavori. Provo un po' la stessa sensazione di quando si incontra un personaggio famoso. Quante volte ho visto questa immagine su Instagram. Mi sa che tra poco scappo, le paste me le mangio da solo. Abbiamo fatto razzia, abbiamo preso 4 paste, 2 acque, conto finale 20 euro. Secondo me le paste le abbiamo pagate 18 euro e ne vale la pena. Adesso vi faccio vedere tutto. Lo scrigno del tesoro. Sono come un bambino a Natale in questo momento. Andiamo a squarciare il tutto senza proprio paura. Mamma mia. C'è parole per descrivere tutto questo? Io non credo, cioè ci sono degli aggettivi. Quante volte nella vita siete trovato di fronte a... con un'altra persona e basta, a 4 sfogliati? Veramente, proprio un piacere solo da vedere. Allora, abbiamo preso un New York croissant con dentro crema alla nocciola, cioccolato al latte. Dopodiché questo sfogliato, questa sorta di tortina sfogliata con dentro penso crema pasticcera e uvetta. Poi i classiconi, pan au chocolat, che è veramente molto bello, tutto sfogliato. È un po' disordinato, però adesso lo vediamo meglio. E poi leggendario croissant. Questo è veramente molto bello. Questo è veramente molto bello, anche se non ispira troppa croccantezza. Però lo vediamo. Qui torna in gioco lui, mitico coltellino. Iniziamo con il croissant. Lo andiamo a sezionare proprio. Io vi dico solo che per venire a mangiare in questo posto oggi ci siamo svegliati alle 8. Siamo partiti col treno per venire qua, in modo da trovare tutte le paste. 2, 1, ullala, sacre bleu, mon dieu, sacre bleu, madonna, è bellissimo, veramente il profumo che emana, oh, senti qua. Perciò ragazzoli, qui da Nizza il croissant di Philippe Teilhac, buon appetito a tutti. Magnifico, magnifico. Sente l'impasto che quando lo mordi scrocchierella, non è troppo croccante alla fine all'esterno, ma la pasta dentro, l'alveolatura bella ariosa, quando la vai a masticare si forma una sorta di crema, si va a sciogliere in bocca. Quando lo addenti senti proprio la sensazione di colazione perfetta. Veramente molto profumato. È puro piacere, veramente. Forse non ho mai assaggiato un cornetto così. Cioè oddio, un croissant così tanto buono. Bene. Veramente. Non mi aspettavo che fosse così tanto buono. Le papille gustative si attivassero così tanto, veramente. Perché il gusto comunque è neutro. Sì, 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 sì. Però cioè, sì, è buono proprio l'impasto. Con cosa si prosegue? Ha finito proprio. Personalmente, adesso inizierei, non lo so, quella roba seria. Questo qua mi ispira troppo, veramente tanto. New York croissant. Che dire, da mesi e mesi che lo volevo provare. Veramente, tantissimo tempo che lo vedo su Instagram e ero lì che dicevo, ma perché non ce l'ho io? Perché non lo trovo? Mi dispiace a morderlo, non lo voglio mordere. Guardate qua il buchino dove hanno messo il ripieno. Non voglio mordere, mi dispiace. È come mangiarsi un pezzo della Gioconda, di una scultura di Fidia. Ah. Sto sognando. No, sto sognando. Com'è? Che
effettivamente. Cosa non è? Non è mai successo una roba del genere, che rimanessi spiazzato di fronte a un dolce. Provalo. Per fortuna sono qui con qualcuno che può confermare la mia reazione. Oh mio Dio, mamma mia, me lo ingozzerei proprio tutto adesso per sentire proprio le papille gustative. Buonissimo, veramente qualcosa di... La pasta è perfetta, la crema dentro di nocciole, con la nocciola sopra, non lo so, è proprio... che è proprio tutti così che si... È proprio l'acquolina in bocca che esce, no, quando lo addenti. Non ho mai provato qualcosa del genere. Andres, adesso andiamo a prendere un altro, giuro. Questa sarà la pasticceria in cui verrò sempre. Nizza. Nizza, verrò sempre. Se devo fare colpo su una ragazza, la minchia, porterò qua. È un piacere morderla. Dentro soffice, arioso, leggero. In bocca non ti lascia quel sapore pesante di burro che magari potrebbero lasciare i cornetti e brioche. Scivola proprio. Scivola in bocca con le papille gustative che ballano, danzano e cantano. Oh mio Dio. Mi strozzo con il benessere. Se morissi adesso sarei felice. Questo posto non ha la coda fuori, ma presto ce l'avrà, probabilmente, grazie al tuo video. No, probabilmente, cioè, noi siamo venuti qui alle 9 e non c'è la fila, ma secondo me è pian zeppo, cioè... No. Ho un appunto da fare. Praticamente prima di venire qui a Nizza, che ci siamo organizzati io e Lore per capire i video che volevamo fare, io volevo fare appunto, visto che siamo in Francia, un video sugli sfogliati, che probabilmente vedrete, o avrete già visto, dove andiamo a mangiare cornetti, insomma... A cercare miglior croissant pan au chocolat qui a Nizza. Abbiamo fatto un po' di tappe, quindi me sono cercate su Google. E questa, cioè io cercando boulangerie, vinoiserie, croissant su Google Maps, su Google. Oh, questa mai uscita, mai. Quindi, cioè, questa qui su Google ha una cosa come 400 recensioni, sì. E ci sono altre che, non dico che fanno cagare, però insomma, livello normale, che ci hanno anche 1000. Io mi chiedo com'è possibile sta roba. È difficile che all'estero ci sia quella tappa, quel cibo che invoglia la gente magari a andare a provarla. Questa secondo me è quella tappa dove dici prendo una macchina e vado. Cioè se state a Ventimiglia, Genova, è da venire assolutamente. Da venire, da provare. Non sta neppure sentendo il dolore. Sì, no, guarda che cosa stiamo subendo dai zanzare, pur di... L'autostrada. Ma chi se ne frega, chi se ne frega. Guarda che ci abbiamo davanti. Andiamo con il pane al cioccolato. Tra l'altro meno male. Meno male non sono da solo qui. Sennò probabilmente sarei morto. Overdose da burro. Io da vecchio probabilmente farò come Leopardi. Che non so se sei come morto Leopardi. Sì. Ho congestione con il gelato, la granita, la zuppa. Io da vecchio voglio andare in overdose di sfogliati. Questo è un pane al cioccolato come si deve. Mia. Bellissimo l'impasto, è proprio bello. Cioè, è bello estetico. Oh, queste sono le caverne di Batman. Qui ci sta. Esatto. Ha iniziato la chiesa a fare la messa con tutta la musichettina. No, sono le campione del paradiso. Esatto. Questi. In realtà non c'è una chiesa qui. Che rivelazione inizia. Stiamo viaggiando a quote altissime. Ieri ce ne siamo qua a patte 4 di boulangerie. Questa non c'è neanche bisogno di paragonarla. C'è la crosticina sopra di questo pane al cioccolato, è qualcosa di allucinante. Poi l'impasto dentro, vabbè, quello simile al croissant, del cioccolato fondente. Ah, di pane al cioccolato ne ho mangiati tanti, quindi... E te, aspetta. Te mi dicevi nel video, nell'altro video, che ce n'è uno che ti garba. Allora, ce n'è uno, da quanto ne so, rispetto agli pane e cioccolato che abbiamo mangiato in questi giorni, nessuno è arrivato ancora a quel livello lì. È molto più leggero, quindi si amalgama perfettamente col cioccolato. Quindi direi che adesso forse non ci sono proprio paragoni. Questo è un posto in cui bisogna assolutamente venire. Non è per niente pesante. Sai che i pane al cioccolato ogni tanto sono, sì, veramente troppo burrosi, troppo cioccolatosi. Invece la sfoglia è proprio finissima. Perfetta.
un'ostia messa in bocca questa. Sono tipo 1000 ostie. San pan cioccolato. E adesso rimane lei. Che ho chiesto alla ragazza che ci lavorava qual era meglio, quale dove avrei dovuto prendere fra questa e il pan suisse, e mi ha detto questa. Ispira tantissimo. Ah, qua sotto è tutta arrotolata. Tipo una girella. Si sta proprio... Ma lo vedete quanta crema c'è? Non so se riuscirò a mangiare delle paste più buone di queste, degli sfogliati più buoni di queste. Ho i miei dubbi, ma nulla è impossibile. Si scoprirà solamente vivendo. Prego. Grazie. Ma volevo far notare una cosa. Che ci siamo mangiati tipo 4 paste sfogliate e non abbiamo toccato l'acqua. Cioè zero, è nuova. Abbiamo ancora l'acquolina in bocca. Sì, sì, no. Cioè io ho ancora l'acquolina in bocca, adesso devo ancora mangiare l'ultima. Cioè, per far capire quanto scendano bene questi dolci. Mamma. Non siamo stufi, non sono stufo. Anzi, non siamo stufi. La crema è proprio qualcosa di perfetto. È perfetto questo dolce. Quanta crema c'è qui dentro. È surreale. È un piacere mettere su chili. E avere anche un po' di pancetta. Però credetemi che ne vale veramente la pena. Sto continuando a emettere saliva. Se si viene qua bisogna prenderle tutte. Sì. Perché bisogna provare. Sì, ogni pasta ha un piacere diverso. Io lo sto continuando a mettere saliva. È successo per il dolce poi. È affitta Nizza quanto costa? Non è male questo. Nizza è una bella città. No, no, si sta bene. Le francesi sono carine. Basta, inizio a fare powerlifter. Mangio, spingo e via. E tutte le mattine croissant mi trasferisco in Nizza. La pancia c'è. E via. Ti giuro che sei senta... Cioè... Quello lì è gianduia. Quello lì... Ha detto che va provato. Siamo qui. E dai, andava fatto. Questa qui ci hanno consigliato quando siamo muti a prendere le prime paste. Ci hanno detto dovete provarla. E c'è dentro crema al gianduia. Questa impasto di sfoglia, bello compatto. Questa fa parte della pasticceria, non vinoiserie. Non so come morda, se è così o così. C'è un equilibrio fra i sapori e le consistenze che è allucinante. Uno si aspetta magari che essendoci crema al gianduia, questa sorta di panna sopra, sia eccessivamente dolce. Invece non so come, ma è perfetto. Equilibrio stabilitium. E anche l'impasto è scioglievole. Però non batte gli sfogliati, secondo me. Scioccato. Collab. No, adottami direttamente. Questo ho pagato leggermente di più, ovvero 7 euro però. Ah, 7 euro. Sì, questo sì. Questo è un po' più pesantino, sì. Un po' più corposo. Questo qua alla fine non so se ci sta bene perché si dà proprio la botta di pesantezza. Però è molto cremoso, quindi se qualcuno cerca un qualcosa di cremoso con... Però l'altro è effettivamente New York croissant. Allucinante. Sì. E adesso che siamo tornati alle 10.50, quindi un'oretta dopo, non ci sono già più, quindi dovete venire presto. E in questi posti bisogna venire presto per trovare i prodotti migliori. Cioè, McDonald's ora. No! Spesso mi capita di viaggiare da solo, andare a mangiare da solo, però è bello, questo è il bello del cibo, poterlo condividere e vedere anche le reazioni degli altri. Questo è tanto, sì, sono felice. Abbiamo proprio goduto in questo video. È bello. Perciò ragazzi, se avete la possibilità, una capatina a Nizza, io vi consiglio di farla anche solamente per questo. Anche perché poi Nizza è veramente una bella città. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo i canali di Lore in descrizione, i social suoi. E noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci. Ci vediamo a Parigi da Cédric Grolet.